¿Dónde está Calero? Oh, por favor, compadre. Calero, un poco para atrás. Il suo abita in Australia, non gli è stato possibile di essere con noi, però comunque tramite registrazione questo Giorgio Venturini, ok, è un testo di un libro che ha scritto lui. I Garibaldini difesero la Repubblica fino all'ultimo giorno, ne erano rimasti circa 900. E si preoccuparono in modo particolare di proteggere la popolazione dall'assalto dei franchisti. Durante la ritirata da Barcellona, un certo numero di garibaldini, al comando di Alto Morandi e Francesco Fausto Niti, rimase a proteggere la ritirata dei civili. Alla fine del gennaio 1939 c'erano solo 4.640 membri delle brigate internazionali, provenienti da 29 paesi. E solo 194 di essi erano italiani. Circa 600 volontari italiani rimasero fino al 9 febbraio per tentare di evitare il collasso totale della Catalogna. Dopo, i volontari italiani si impegnarono a garantire la salvezza dei 250.000 profughi, ivi compresi 150.000 soldati della Repubblica, che erano stati fermati fino al 3 febbraio, vicino alla frontiera con la Francia. L'11 febbraio 1939 i garibaldini sfilarono per l'ultima volta davanti ai loro comandanti ed attraversarono la frontiera con la Francia. Molti dei loro compagni non erano presenti a codesta ultima marcia. Più di 600 volontari erano stati uccisi o altrimenti perduti. Tra codeste vittime c'erano 335 comunisti, non meno di 2.000 volontari erano stati feriti, dei quali 861 erano comunisti, non meno di 100 furono catturati e di essi 23 erano comunisti. Nessuno ritornò dalla prigionia. Vittime dei crociati di Franco. Herbert Matthews, il giornalista americano che simpatizzava per la Repubblica, era presente ad un ultimo atto di sfida. Lo descrisse come di un gruppo di gente orgogliosa, non sconfitta, che si ritirò in buon ordine e con fierezza, marciando 4 a 4. Così scrisse, erano almeno 750 ed altri seguirono. I garibaldini passarono in un gruppo di 300 cantando bandiera rossa. Codesti furono gli ultimi volontari a passare in Francia, andando incontro ad un futuro incerto, di prigionia, di notti passate nel freddo sulla terra nuda, in povertà, affamati ed ammalati, ma non sconfitti. E questo va in ricordo di questi italiani che veramente sono stati gli ultimi a proteggere la ritirata verso la Francia. E questo in ricordo di tutti i caduti italiani, ma anche dei civili che vengono fucilati. Viva Lord Garibaldino! Viva los partisanos! Viva la resistencia! Entonces, ahora y siempre, ¡viva! Era di una stella di tre ponti, che è quello lo stemma delle brigadisti internazionali, che sono sempre stati nel mezzo per evitare, per difendere tutti. Un minuto di silenzio. Sì, claro. E forse sarebbe anche giusto di forse fare un minuto in silenzio, in commemorazione, dopo che lascio le fiori. Sì, vamos a hacer un minuto de silencio mientras ella sitúa las flores. Thank you.
¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva!